Va tutti in questo nuovo video dove io sono molto, devo dire, molto fashion, sì, col mio bellissimo. C'è qualcuno nel mio palazzo che quindi fa bordello da ieri, tra feste, le cose, tanti auguri a te. Che fa? La festa durante l'Epifania. Beh, comunque, buona Epifania a tutti, anche se questo video non uscirà durante il periodo dell'Epifania, ma comunque gli faccio gli auguri lo stesso. Auguri a tutte le befane. In questo video berrò l'orzo. Perché ho fatto dei mal di gola. Scusatemi che adesso tolgo solo la vibrazione, se il cellulare me lo consente. Eccoci qua, tornati. Ho cattato la vibrazione perché ultimamente mi dimentico. Se poi vibra fa tipo bzz, 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 non molto bello. Allora, finalmente sono è giunto il momento fatidico dei soldi. Infatti ho qua per voi una cosa molto bella. Non è tutto di Bershka, tranquilli. Ci sono tante cose, adesso è la prima volta. Allora, una cosa che ho toccato che è veramente da Bershka ed è stupenda. Vi dico già che non sono io che pago la mia roba perché lavorando a chiamata, tanto io ho lavorato un giorno da Bershka. Nel reparto uomo ho addocchiato delle cosine. Se io mi vesto anche nel reparto uomo non ho problemi. Mi vesto in questo tipo di reparto, anche da bambino se mi entra la roba. Perché conviene. Ho fatto le calze di Snoopy. Allora, ho addocchiato questa cosa dopo il tempo. E quindi non voglio farvi non voglio dire da dove arrivano le mie finanze o comunque dei miei parenti. Lui dice, Sana, ti lamenti che non lavori e poi spendi tutti questi soldi. I soldi non sono miei, è che mi servivano delle cose, quindi mio padre molto carinamente mi ha fatto le spese sia a me che a mia sorella, ovviamente cose che ha riputato utili, che ci ha comprato minchiate. Allora, dunque, prima cosa che non mi metterò a provarla purtroppo perché sono stanchissima ragazzi, quindi scusatemi tanto, e questo spostiamo però l'orzo perché non vuole macchiarla. Ecco, allora, la prima cosa è questa, che ogni volta si sgancia il bottoncino. Un po' lo tiro dietro. Allora. E questo bellissimo giubbotto di jeans che l'ho visto appunto quando lavoravo da Bershka, lo mettevo a posto, mi piaceva tantissimo. Dietro fatto così. Questa luna col marchio e poi ha il cappuccetto fatto tipo a tuta, rigorosamente grigio. E poi è fatto così. Così. Oh, un classico giubbotto di jeans. Forse questo qua riesco a provarlo perché tanto è un giubbotto, quindi posso provarlo senza. Mi fa solo un po' male. Le tasche interne perché comunque è da uomo. Quindi. Mi sto portando dietro la tenda. Si usa la coperta per coprire dietro tutto il bordello che ho in camera per fare un po' più di. Comunque viene così. Così. Adesso non contate come sono messi da sotto. Così. E poi dietro. Adesso ho 400 cose. Sarà così. Voilà il giubbotto. Adesso io sotto la coperta, figuriamoci. Avvolta come se fossi nelle tenebre. Cerchiamo di toglierci senza ammazzarci. E sento da tirare giù la tenda dietro. Perché le tende siamo molto vicine. Tenda. Ok, perfetto. Allora, per quello è un po' più complicato farvi vedere la roba provata. Comunque, questo qua è molto bello. Vedete dietro questa luna. All'inizio volevo prendere quello dei Muppets, però secondo mio padre e mia sorella sembravo gobba, perché era molto molto largo essendo uomo. Questo ho preso comunque una L che veste comunque un pochettino sempre largo, però va bene lo stesso. E costava questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Costava 45 euro, pa pagata 30,29 euro. Numero 1. Un'altra cosa che ho preso è sempre da Bershka, è questa maglia, reparto uomo sempre, però io le uso sui leggings, per quello le prendo là. È bellissima, guarda che bella che è. E c'è pure qua questa cosina qua che richiama il logo qua, vedete è tutta zebrata, che io adoro lo zebrato, rimane molto molto lunga così. Ho preso una taglia in più, a posto che appunto la L veste abbastanza grande. E niente, cosa vuol dire? Ah sì, questa qua. E
e la sconta del 50%, sono 38,49% che sconti. Da 13 euro, e poi va da 8 euro, 7,99 euro. Ed è questo qua, è veramente comodo, anche per il tessuto, è molto leggera. Mi piace tantissimo questa qua. Poi ho preso un'altra maglia, sempre da Bershka, che è al contrario, perché le ho provate tutte quando sono arrivata a casa. Vediamo se riesco a... Questa maglia è molto particolare perché sembra nera, come potete vedere, ma non è nera. È sfumata. È così, e poi vedete voi. Anche questa ho preso una taglia in più perché era bellissima. La metto sui leggings. E questa qua costa 12,99, 7,99 sempre. Guarda che bella che è. Bellissima. C'erano anche tante altre belle, però purtroppo potevo comprare tutto il negozio. Poi passiamo invece a una Bershka. Questa è, vedete la maglia che indosso adesso, questa qua. Questa è sua sorella, praticamente. Infatti l'ho già provata ed è aperta. È un po' più su grigio. Ed è questa. Questa qua. L'ho presa uguale perché è molto leggera. È molto simile a quella che ho già. E costava, l'ho presa più grande apposta. Sono 12,99 e la sconta del 50. Buonanotte. È molto morbida. Adesso se riusciamo la prendo anche blu. Sembra più una tuta blu, sono sincera. Però è molto bella questa qua, è molto comoda. Facendo una pila di roba. Sperando che non cada. Poi, sempre da Zegna, ho preso ovviamente i miei pantaloni. Finalmente hanno scontato i miei leggings. Che non li ho mai scontati. Costavano appunto 9,90. Per questo non dicevo i miei leggings. Taglia L, sperando di non averla sbagliata, ma le ho provate e vanno bene perché li tengo leggermente più comodi. Ho delle M che li uso tipo come collant e tutti rigorosamente al 50. Infatti, ne ho presi due. Questi vanno due perché li ho provati e voilà. E poi ne ho appunto, ne ho presi due perché è come prenderne uno perché 10 euro ne ho presi due, rigorosamente uguali, tutti scontati al 50. E qui ci sono tutti i miei acquisti, che adesso andrò a rimettere a posto. Un po' toglierò le etichette e me li metterò. Ho comprato anche delle collant da Calzedonia, però purtroppo non le ho provate perché so che se le provo non le posso cambiare. Ho visto le taglie, le ho confrontate, ecco, mi viene in mente il termine. Le ho confrontate con le altre che avevo già, perché me le avevano regalate, e purtroppo la taglia è sbagliata, ed essendo tutte e due le paia di collante con la taglia errata, spero che me le cambino, se no ce l'ho nel culo. Scusatemi il francesismo. Voilà, riuscita a mettere tutto nel sacco, che poi dovrò togliere tutte le etichette, sistemarli. Mamma mia. Poi, allora, con i saldi ho preso solo questo, solo. Ho preso questo. Poi, appunto, come sono sbloccato le collante che sono qua dentro. Faccio solo vedere. Non è la busta, perché la busta c'è la mia sorella. Per smezzarci le cose. Però potete intravedere la cosina di Calzedonia. Che andrò poi a cambiarle perché io ne ho tante nel cassetto di collante. Le uso molto. Però purtroppo ho sbagliato la taglia. Infatti, mi sembra strana. La tipa mi aveva consigliato una taglia in più. Più che altro perché non ha un problema di gambe, è un problema di posteriore. Ecco, mettiamolo così. Infatti ho notato che da un taglio all'altro varia molto. Più di circonferenza vita. E quindi niente, prenderò, se me la cambieranno, spero di sì, perché sennò le regalerò, che devo fare. Io spero che comunque, devo andare in settimana per cambiarli. Non in weekend, se no non me lo consentono. Quindi andrò giovedì forse, se riesco. E le cambierò dicendo appunto che non le ho provate. E niente, tutto qua. Devo comprarmi però delle mutande ancora. Delle mutande, se riesco, vorrei prendermi un'altra felpa. Tutte Zenith, perché le felpe sono sempre utili. Mi piacciono un casino a me le felpe, soprattutto con le zip. Tipo questa qua, è stra comoda. Ho provato anche l'altra grigia, però vorrei dargli prima una sciacquatina con l'acqua. Tipo, voglio fare un refresh, come si chiama il programma della mia lavatrice, con tutta la roba nuova. E così me la posso mettere. C'è anche un'altra cosa bella che ho comprato. Non ve l'ho fatta vedere perché era con, diciamo, non è proprio saldi, erano all'inizio dei saldi. La faccio vedere adesso, che l'ho messa tra l'altro per uscire. Era all'inizio dei saldi, uno smaltimenti di Natale, che è questa qua. Io l'ho resa canottiera, non era canottiera, l'ho
l'ho resa io a camicia perché io modifico i miei vestiti ed è un pandino gigante che io uso come maglia per mettermela sui leggings, perché ho le scarpe bianche e nere con la sciarpa a pois. Infatti le mie collant erano a pois, erano bellissime come erano fatte. Il problema è che vado della taglia sbagliata, che peccato, erano molto belle. Adesso andrò a vedere cosa, se me le cambieranno, se me le cambiano vedrò un po' cosa prendermi. Piuttosto, se non c'è la taglia più grande di quelle collant, piuttosto mi prendo, non so, qualcos'altro. Adesso vedremo un po'. E niente, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. E ci vediamo nel prossimo video. Acquisti, saldi, non saldi, quello che sia. Una buona epifania a tutti, anche se è in ritardo. Ciao.